Benvenuti, sono Safstar87, siamo in un nuovo episodio di Uncharted 4 e ci stiamo avvicinando davvero alla fine. Siamo nel 21esimo capitolo, Amore Fraterno, e stavamo rincorrendo Sam. Perché dopo una tentata decisione di mollare tutto, alla fine il fato ha voluto che la ricerca del tesoro di Avery continuasse. Ok. Mi sembrava molto strano che i due ladri avventurieri mollassero per così poco. Vedete nel vecchio video cosa è successo. Cosa sono? Impronte. Sam! Maledizione. Ormai dovrebbe essere chissà dove. Ok. Qua c'è da scalare. Devo solo raggiungere quella montagna, salvare Sam e andarmene da qui. Sì, domani ci riderò su. Qui ci saranno posti meravigliosi da vedere. Così, ok, e andiamo. Siamo in cima al mondo, raga, e siamo sotto alla montagna fatidica che anche nei vecchi video vi mostravo, inconsapevole che fosse la fine. Altre impronte, che poi bisogna vedere se è la fine. Non lo sapevo. Posso che era ucciderti io. Questa montagna era importante, che si arrivava ad andare dentro questa montagna. Non lo sapevo davvero, fino ai video di oggi. Questa sembra la bocca di un dinosauro. Ok, sali su. Qua c'è uno addirittura. Oh, è il nipote di Burns. Per un punto Martin perse la cappa. Quasi sul traguardo. Fatto del tuo meglio. Ma dove ci stiamo infilando? Okay, buio. Andiamo. Per un attimo non ho visto nulla. Hey, buio. Vatti bene a mettere in una situazione che non riesci più a controllare, mi raccomando. Bene, sei qui. Ok. Ok. O anche se ci sono già passato. Tolgono il fiato a volte questi salti, perché sembra che cada veramente. Toglie il fiato a volte. Ci stiamo immergendo sempre di più nella montagna. Merda.
più difficile di quanto sembri. Ok. Ce la posso fare. Oh, merda. Beh, per un pelo veramente, eh. Oh, merda. Ce l'ho fatta. Sempre più in profondità. Ma ce l'ho fatta. Sempre più in profondità. E non farti male, eh. Quella è la nave di Avery. Scendi. La nave di Avery. Guardate che bellezza. Perfetto. D'accordo. È spostato bello lungo questo, eh. Immagino sia ora di scendere. Ehi. No, questa no! Bellissimo. E come sei passato da qui, Sam? Che posti. Ho trovato un sentiero all'asciutto. Faccio un piccolo passaggio. Ok. Abbiamo finito? Era l'ultima, signora. Bene. Facciamo presto e raggiungiamo gli altri. Sam ci ha fregato la barca, porca troia. Va alla nave di Avery, forza. Che vada. È finita. Finita? Ho perso troppi uomini, Rafe. E chi è ancora vivo se n'è andato. Ma non lo vedi? Il traguardo è letteralmente in vista. Quel pirata sciroccato ha imbottito la grotta di esplosivi. Io non salgo sulla sua nave. Nadine... Non capisci che se molli ora, la morte dei tuoi uomini e tutti i nostri sforzi saranno stati vani. L'oro che abbiamo vale milioni. Portarlo a casa vivi può bastare. Ecco perché ti abbandonano tutti. Come, scusa? Noi stiamo per scrivere la storia e tu preferisci andartene con 4 spiccioli rispetto a ciò che troverà Sam sulla nave. Se mai uscirà vivo da quel veliero, può tenerselo. Almeno se l'è meritato. Al contrario di qualcuno. Ora senti. Possiamo stare qui e continuare a insultarci ancora o finire quello che abbiamo cominciato. Va bene, finiamola. Ci dispiace. Il problema dei mercenari, Nadine, è che la loro lealtà si compra, non si guadagna. Ora dimmi, portiamo a termine questa cosa insieme? O la facciamo finita? Qui e ora.
Scriviamo la storia. Vai, vai, vai. Così mi piace. Dopo di lei. Bisogna andare alla nave di Avery. Al più presto. Vediamo cosa è in serbo per noi, Capitano Avery. Capitolo 22. Essendo passati solo 11 minuti, cerco di finirlo in questo video. Sam. Shoreline. Guardate qua. Guarda che roba. Ecco il tuo tesoro. Finalmente, finalmente lo vediamo. Corpo di mille balene. Guardate che tesoro. Guardate quanto. Bauli pieni. Finalmente vediamo il tesoro di Avery. Ma non è ancora tutto. Guardate qua. Qua c'è proprio il non plus ultra. Sam! Altro tesoro, ovviamente. Ehi, Nate! Dov'è Sam? Oh, è proprio lì. Sam! Rilassati, è ancora vivo. Quell'idiota stava per farci ammazzare tutti. Lo porto via da qui. No, non puoi. Ray, puoi tenerti il tesoro, voglio solo salvare mio fratello. Dopo quello che ha combinato. Che animo nobile, ma no. Se restiamo ancora qui, moriremo tutti. È questo che vuoi? Non l'ho mai detto. Che ne pensi, Nadine? Bello vederti viva. Ti prego, alleggerisci Nate della pistola. Dammela. Davvero ti fidi di lui? Eh? Non ti riguarda. Ehi, che cosa vorresti insinuare, Nate? Nadine e io siamo soci. Io non frego mai i miei soci. Mettiti là. Tu e tuo fratello. Fin dal principio avete approfittato della mia generosità. Avete provato a tagliarmi fuori e ora è giusto che impariate. Che stai facendo? Ora mi dai la pistola. Nadine? Non te lo chiedo di nuovo. Stai commettendo una grande sciocchezza adesso. Guarda laggiù. Nadine. Basta con il... Cristo! Ho detto guarda! Ok, sono due scheletri. E allora? Non sono un'esperta di storia come voi, ma penso di sapere chi siano quei due. Beh, illuminaci. Sono Avery e Tew. Addirittura. Si sono uccisi. Buon per loro. Qual è il punto? Chiunque sia ossessionato da quel tesoro ottiene ciò che merita. C'è la maledizione su questo tesoro. Me ne vado e basta. Che moriate o no, poco importa. Nadine, aspetta. Addio, Ray. Nadine! Nadine! E ci lascia soli. Cazzo di porta, subito! E ci lascia soli. Ray,
Se n'è andata. Dai, dammi una mano, ci salveremo tutti. Oh no. No, non funziona così. Ma perché devi farlo, forza, aiutami con Sam e ti aiuto con la porta. No, non sarei mai in grado di godermi nessuna di queste monete. Sapendo che tu e quell'inutile stronzo di tuo fratello siete ancora vivi. Ok, senti. Calmati, ti allenerai a tirare di scherma quando saremo fuori, eh? Chiudi quella bocca! Davvero, Rafe, è una follia, perfino per te. Vogliamo parlare di follie? Nathan Drake sbaglia un pazzo e tutto il suo esercito sulla via per Shambhala. Accidenti! Nathan Drake scoperta città perduta in mezzo al deserto del Rubalcaba. Al diavolo, possiamo andarcene da qui insieme. Nathan Drake porta alla luce il leggendario Eldorado. Andiamo, Rafe, smettila! Nathan Drake è una leggenda. Me l'ha detto un tizio. E io beh, spara. Dai, Rafe, ho capito che ce l'hai con me, ma... Nonostante la tua presunta grandezza, tu non hai niente. Non sei niente. Ti avevo chiesto di restare. Grande Nate! Sacrificato tutto qua. Trovare. Io non permetterò a due. Ladri da strapazzo! Un truffatore decrepito! E a una giornalista fallita di portarmelo via! Maledetto che vuole uccidermi per forza, dopo tutto per lui. Tanto a cuore quella banda di falliti. Farò in modo che ti raggiungano. In guardia, cazzone. Così mi piaci. Vai, bello. Le stai prendendo, eh? Vai, taglialo per bene. Sentirai un po'. Grande, un bel taglio nella panza, così, Nate. Tagliele, uccidilo! Vai, uccidilo! Dai. È questo il Nathan Drake di cui tutti mi parlano. Va bene. Qui ho finito. Prendo mio fratello e ce ne andiamo. Se vuoi bruciare insieme alla nave, fai pure.
Che bravo. Guarda che bastardo. Sai una cosa, Nate? Dietro la maschera da spaccone sei solo un patetico moccioso con manie di grandezza. Ah, e con la spada sei una merda. Addio, Nathan. Cazzo che l'hai preso, comunque. Nathan! Grande Sam. Puoi troppo arrenderti, vero? Vai bene. Non me la vita. Ha avuto tutto, se su un fottuto pianta. Tutto! Aia! Aia! Tutto quanto. Poi il tesoro. Questo ti meriti! Questo ti meriti! Caputtana! Oh, questo si merita! Prova ancora! È inutile! Prova ancora! È inutile! Andiamo! Fanculo! Ascoltami, ascoltami! Il mio unico desiderio era trovare il tesoro con te. Sam, no, sta zitto! Ci siamo riusciti, fratello. Tutto ok. Ci siamo riusciti, sì, no, però... Nathan, devi andartene. No, troverò qualcosa. Ci sarà un modo! Non è... Dai, Nathan, voglio che almeno tu ne esca vivo. No, no. Nathan, questo posto sta per saltare in aria! Ci sono! Ci sono! Fidati di me! Tieni giù la testa! Grande! Sei un fottuto matto dalla gara, lo sai? È fatto, è fatto. Il tesoro rimarrà lì, sepolto, sott'acqua. Comunque sanno dov'è. E io andrei a prendermelo tutto piano piano. Nadine è rimasta viva, quindi anche lei sa dov'è il tesoro, eh? Quindi... scopriremo in futuro... qualcosa? Non lo so. Adesso cerchiamo di uscire da qua, se ce la facciamo. Ce l'abbiamo Nate. Fatta! Nate! Ehi! Ehi, stai bene? Sì! Ce l'abbiamo fatta, Lea! Ehi, Sally, li ho presi! Dove siete? Proprio qui! Sentite la colonna sonora. La favola, veramente. Avete preso tutto? Sì, credo di sì. E se ho dimenticato qualcosa, vendilo pure. Allora, niente strappo? Dopo gli ultimi giorni preferisco prendere un aereo con servizio bar e sedili reclinabili.
E poi, lei e io abbiamo molto di cui parlare. Sì, immagino. E non chiamare di notte dicendo che è l'ultima volta. Prometto. Grazie, Sally. In gamba, eh? Fatti sentire. Quando sei in città, ti devo una birra. È una promessa. E poi il coniglietto scappa via e lascia tanti piccoli ricordini da coniglio su tutto il letto del preside. Ehi, che cosa le stai raccontando? Solo del tuo periodo da mago. Ti odio. E il tuo nome d'arte? Dai, ditelo. Nate il Grande. Non fa ridere, suonava bene. Beh, in sua difesa devo dire che era bravo. Ok, bene, Sam, è stata davvero un'esperienza conoscerti. Mi dai la mano? Beh, lasciati andare, sorellina. Abbi cura di questo testone, ok? Sì, lo farò. Arrivo subito. Sì. Mi piace. E che Dio l'aiuti, sembra amarti davvero. È assurdo, eh? Senti, l'offerta è sempre valida. Ti ringrazio, ma non serve. Ok, ma se pensi di essere un peso, non lo sai. No, non è per quello. Non è per quello. Cioè, è anche per quello, lo ammetto, ma... Pensavo che, trovato il tesoro di Avery, mi sarei sentito... appagato? Invece mi ha lasciato uno strano senso di... vuoto. Esatto. Beh, vedi, per quanto un'avventura sembri esaltante, quando finisce ti lascia sempre quella sensazione. Prima o poi devi decidere a cosa tieni davvero e cosa lasciarti alle spalle. Beh, non sono ancora a quel punto. Oltretutto, sei ancora in vantaggio in quanto a città antiche e non posso accettarlo, sai? Beh, te ne ho lasciate un paio. Grazie. È arrivata l'auto. Sì. Sam, abbiamo fatto strada. Puoi ben dirlo. Vieni qui. Senti, non far nulla che io non farei, ok? Sparisci, bussa via. Allora, Victor, che progetti hai? Beh, prima che mi tiraste in mezzo, avevo per le mani una specie di lavoretto. Una specie? Pericoloso? Con quella gente sì. Non si fermano loro. Conosco un tizio appena uscito di galera che sarebbe perfetto per questo tipo di lavoro. Che dici? Non saprei. È affidabile? Più o meno. Parla portoghese? Quando o se un marito voltar para casa? Che vuol dire? A che ora torna tuo marito? Può andare. Forza. Hai altri sigari? Non t'allargare. Ehi, buongiorno. Lo è davvero, lo è davvero. D'accordo, hai vinto. Che succede? Siglato un grosso contratto? Ah, oh, molto meglio. Sto per vendere la Jameson Marine. Davvero? Già. Wow, beh, suppongo di doverti fare i complimenti, no? No, non ancora, ma confido che l'affare vada in porto. Hanno tirato sul prezzo, ma alla fine penso che si sia raggiunto un accordo vantaggioso per tutti. Beh, è fantastico. Già. Lavorerai ancora? No. Credo che mi piacerebbe riposarmi un po', dedicarmi alla famiglia, andare a pescare il più possibile. Buon per te. Chi è il fesso che compra la baracca?
Sei tu. Che cosa? No, dai, seriamente. Oh, sono serissimo. Ehi, hey, James. Aspetta un attimo. Ehi, hey, buongiorno ragazzi. Sorpresa. E che fai qui? Volevo solo dargli un'ultima occhiata. Ho già dato le chiavi a tuo marito. Ok, no, state... È uno scherzo. Nate, ti basti sapere che stai facendo un investimento oculato. Fa la cosa giusta. Chiama quando hai finito. Certo. Quindi lui andrà alla ricerca dei tesori continuamente. Ciao. Troppo bello. Stai comprando la Jameson Marine. Stiamo comprando la Jameson Marine. Ah, ok. Come? E perché? Beh, ho sentito di un lavoro di recupero al largo delle coste malesi. Mi è sembrato perfetto per noi. No, tesoro, senti. Siamo scampati per puro miracolo a Libertalia? Sì. E vorresti un altro lavoro illegale? Sai come andrebbe a finire? Chi ha detto che è illegale? Guarda. Sono arrivati stamattina. Sono autentici? Sì. Alcuni miei vecchi contatti si sono lavorati ben bene l'ufficio autorizzazioni malese. E la cosa bella è che non hanno corrotto nessuno. Beh, meglio così, perché non ho idea di come potremmo permetterci di farlo. Ecco. Apri la mano. Cosa? Apri la mano. Dai. Grande. Santo cielo. Già. Dove l'hai presa? Nella tasca della mia giacca. Ce n'era un bel mucchietto. Un mucchietto? Sam. È un borseggiatore nato. Sì. Ovviamente gran parte sarà investita nella nostra attività. Bello. E nella nuovissima telecamera. Telecamera? Sì. Ho pensato che mentre recuperiamo il carico sommerso potremmo assumere una piccola troupe per filmare tutto e riaprire il mio vecchio show. Dove è finito il voler vivere una vita normale? Temo che nel tentativo di condurre una vita normale avessimo esagerato. Vedi, quando ero su quell'isola mi mancava l'avventura, la nostra vita. E ora abbiamo l'occasione di fare quello che amiamo. Beh, era figata pazzesca. Ma da questo momento lavoreremo esclusivamente nella legalità, ok? E io dirigerò tutte le riprese. Con la mia costosissima telecamera. Il loro sogno. Wow. Hai pensato proprio a tutto, eh? Più o meno. Ma senti tu, di una parola e io annullerò tutto quanto. Cosa? No, 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 no. Voglio essere quello che rovina la pensione anticipata di Jameson. Sarebbe crudele. Già. Non sarà facile, sai? Le cose belle non lo sono mai. Allora, che ne pensi, Nathan Drake? Sì, perché no? Mm. A patto che non debba tenere la contabilità. Non posso farlo io. Sarò troppo impegnata con le mie riprese. Io sarò troppo impegnata con le immersioni. Ok. Bene, faremo a turno. Sì. Oppure... potremmo giocarcela. Stai scherzando? Aspetta, mi sono esercitato. Sono bravo. No. I miei riflessi sono migliorati ultimamente. Davvero? Non posso infliggertelo di nuovo. Hai paura di sfidarmi? Non ho alcuna paura di farlo. Ok, ma scala da 1 a 10. Quanto hai paura di perdere? Circa 3. Beh, ti conviene salire almeno fino a 11. Perché 11? Ti farò a pezzi. Ah, sì? Sì. Oh, mamma. Ok. Va bene. Ci sto.
Va bene, ragazzuoli, un finale veramente epico. Io vi saluto qua, il video è stato un po' lunghino. Ci vediamo al prossimo video e ultimo dell'epilogo. E ciao, ci vediamo alla prossima.